ragazzi, bentornati sul canale Art. Stiamo andando a fare un giretto . Allora, il programma di oggi è quello di incontrare Cristina e Dio Santo Angelo, e di andare insieme a fare un giro in moto. Sono altri due miei amici e niente, speriamo che sia una bella passeggiata. Dovremmo passeggiare oggi. Ora ci stiamo recando a Giovinazzo per far benzina. Questo è il lungomare di Molfetta, per chi lo stesse chiedendo. Lo zaino della corsa è bellissimo, ragazzi, però un difetto, ossia quello che lo spallaccio c'ha una cinghia troppo lunga, che quindi avanza molto e bisogna un po' stringere la cinghietta di sicurezza. Nel frattempo, ieri, ragazzi, ho portato la moto a un altro meccanico, non a quello solito. Lui l'ha provata, 10 minuti, ha detto abbiamo trovato la perdita, cioè così proprio, 10 minuti mi sono serviti. La perdita viene dal sensore del tachimetro, il sensore funziona ancora, quindi lo possiamo mantenere, ma la guarnizione è andata, quindi dobbiamo mettere la guarnizione al sensore nuovo, roba da 15 euro ragazzi. E io sono stato 4 mesi a penare, puttana Eva! Altra cosa che mi ha detto il meccanico è che la sospensione anteriore non lavora bene, forse sta lavorando con poco olio, e quindi al più presto faremo un cambio dell'olio della sospensione anteriore. Mi senti? C'è? No. Nel microfono no. Prova ad avvicinarlo. Forse. Fai delle prove, fai delle prove. Prova. Io prima lo sento. Lo so, ho capito. Ok raga, problema di voi risolto. Ci abbiamo. Sei un trimone. Trimone è un termine tipico del barese e di altri dialetti pugliesi che significa, a seconda dei casi, stupido o masturbazione. Lo potremmo paragonare tranquillamente al toscano bischero o al lombardo pirla, spesso usato in senso affettuoso, ma non è questo il caso. La leggenda narra che la parola tramone, oggi largamente usata come insulto folcloristico in territorio barese, nacque durante una visita di Niccolò Piccinni nella sua natia a Bari. Questi era all'apice del suo prestigio e successo in Francia e ogni qualvolta si spostava portava con sé una schiera di nobili con le rispettive cortigiane. Tuttavia, in quella occasione, come segno di decoro e rispetto, decise di tornare nella città in cui era nato senza accompagnatrici femminili. Quindi comunicò ai suoi figli compagni di viaggio che avrebbero dovuto fare a meno dei favori delle loro donne. I nobili, indignati e poco abituati a sacrifici di questo tipo, gli chiesero: «Ma come faremo noi senza?» Il buon Niccolò rispose: «Otreman», ovvero «altrimenti», «in altra maniera». La voce della laconica risposta del maestro si diffuse ben presto in città, ma data la scarsa conoscenza della lingua francese fra i baresi, la parola «otreman» venne contratta in «tremont» e intesa come l'atto autoerotico dei malcapitati nobili. Così nacquero i «tremont». Io non ti sento, forse il volume è basso. Tu mi senti? Non ti sento. Il bottone non lo trovi neanche. Non lo trovo. Ok, cambiamo ora. Ma che cosa hai detto quando ho fatto il dito medio alla signora? Che hai fatto bene.
Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi! Non ho registrato il video per arrivare a Gravina di Puglia, abbiamo fatto una strada bellissima, bellissima veramente. Però adesso andremo alla diga, non di San Giuliano, che vi ho mostrato, per così dire, nello scorso episodio, ma a un'altra diga di Poggiorsini. In teoria dovrebbe essere più piccola, e anche questa rifornisce l'acquedotto pugliese. Bang, tutte di... di un bene oggi ragazzi, una temperatura bellissima, fa caldo ma non troppo, certo si suda perché si suda, ma non è caldo come settimana scorsa per esempio. Ah, bella quella macchina fucsia. Bang. Bello che ci ha preso quello lì all'aria. Le la mostra. Le salute. Vogliamo male! Tanto vento! Tanto vento ragazzi! Aio! Aio! Le case abbandonate! Staccate da paura? Eccala! Siamo proprio a posto adesso. Aspetta Angelo, falli passare questo. Ma è legale andare con questi cosi per strada? Guardate dove stiamo scendendo ragazzi, guardate qua, siamo completamente immersi dal verde, anche sulla strada. Non mi dire che la strada era quella, guardate i mulini, anzi scusate, pale eoliche. Bella sta strada, non potete capire quanto mi piace. La sabbia, la sabbia, la sabbia, la sabbia, la sabbia, porca troia, e sabbia, porca troia, porca troia, e sabbia, non è bretolina, è proprio sabbia. È proprio sabbia, vacca puttana.
guarda che bello, bang 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 bang, puttana Eva, ancora, 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 porca vacca che fosso. Guarda qua, guarda qua, guarda, è caduta la strada qui, è caduta la strada, porca puttana, guarda qua. Siamo arrivati! Ok, ah, eccola la diga. Vabbè, sì. Eccolo! Guardalo! Siamo venuti fino qua per vedere un po' d'acqua. Beh, un po' non direi proprio, però... Lo vedete, sì? Guarda i gabbiani! Guarda come ci seguono, guarda, 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 guarda! Rompiamo la quiete proprio! Liga. 20 km di serrato per 5 km per 50 metri di strada. Ragazzi, è sembrato un erbisto, eccetto causa panghiglia. Allora ragazzi, noi terminiamo qui il video perché ugualmente siamo diretti a casa. Porca puttana. Dicevo, noi terminiamo qui il video. Ci vediamo nel prossimo motovlog. E... ah raga, mi sono dimenticato di dirvi una cosa. La moto stamattina di nuovo ha avuto un problema alla batteria. Quando la porterò per risolvere il problema dell'olio, chiederò di controllare anche l'impianto elettrico. Quindi noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie, grazie veramente per avermi seguito. Trattore. Grazie per avermi seguito, spero che vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo, un bacione, ciao a tutti.